E allora con Valenti Arredamenti diamo il buongiorno alla nostra amica interior designer, la nostra Rosalba Buongiorno, Torre. buongiorno a tutti. Cara, buongiorno a te, bentornata. Noi ci siamo lasciate su un argomento assai importante perché io ho chiesto a Rosalba, in questo marasma di proposte che vengono fatte, non soltanto attraverso le pubblicità, negozi, giornali, via discorrendo, dei mobili, arredare la casa, cambiare la cameretta, l'arredo bagno, eccetera. Quali sono le regole di cui tener conto per comprendere se stiamo facendo un buon acquisto? E soprattutto, ma lì il gioco vale la candela, nel senso che generalmente un costo elevato sta ad indicare comunque, credo di aver capito, determinate caratteristiche. E allora Rosalba ha detto: guarda, ti porto un esempio di scheda tecnica. Che cos'è la scheda tecnica innanzitutto? La scheda prodotto descrive le caratteristiche del mobile che andiamo ad acquistare, quindi capire quali sono gli elementi che lo compongono e capire la qualità di questi elementi attraverso delle scale e attraverso diversi fattori. Infatti, se andiamo a vedere nello specifico una scheda che ho portato, possiamo appunto verificare. Innanzitutto abbiamo detto l'altra volta che abbiamo diversi fattori che sono le Continua, continua. emissioni di formaldeide. E l'idrorepellenza, per esempio, è importantissima per quanto riguarda il truciolare, che è il materiale più comunemente utilizzato nella realizzazione dei mobili. Vero. Allora, soltanto che abbiamo differenze tra truciolare e truciolare. I truciolari non sono tutti quanti uguali. Allora, nella scheda prodotto c'è possibile determinare se si tratta di un truciolare che è più resistente all'umidità, quindi idrorepellente. Attraverso la scala abbiamo detto P1, P2, P3, o viene, come in questo caso, specificato truciolare idrorepellente. E poi quelle che sono le emissioni di formaldeide. In questo caso specifico, per esempio, abbiamo l'emissione minima di formaldeide, che è la F4 asterischi, e indica appunto che c'è un'emissione quasi pari allo zero di Amen. formaldeide. Senti, io quando ho comprato i mobili, l'ultima volta l'ho fatto un po' di tempo fa, lo ammetto. Ma vuol dire che loro sono di qualità e stanno Sì, durando sicuramente, tanto. perché poi lì, ecco, lì ti affidi al rivenditore, non so, sul territorio, un nome come Valente, Eh che beh, ha la quello è sua sede principale a importante. Bisceglie. Voglio dire, è una vita che io conosco questo cognome nel campo dei mobili, quindi spesso poi ci si affida, diciamo, proprio a queste aziende ormai consolidate sul territorio, perché per durare così a lungo evidentemente lavorano bene, altrimenti nell'arco di 2, 3, 4 anni affonderebbero. Però è anche vero che non avendone conoscenza, non ci si affida neanche mai alla consultazione di quella che potrebbe essere una scheda del prodotto. Allora, mentre magari nel supermercato tu fai un altro tipo di acquisto, o nell'abbigliamento, o nell'arredo della casa, no? Senti il tessuto, tocchi il tessuto, Ma per chiedi esempio al come è supermercato fatto, leggi come no. l'etichetta degli Bravissimo, bravissimo, era ingredienti. quello che volevo dirti, no? Quando ci troviamo di fronte a un mobile, già che vedi quel papiro che io ho notato che ultimamente però lo mettono, lo appoggiano sul mobile che hanno esposto, però già che cominci ad entrare con una terminologia tecnica che, voglio dire, chi conosce? L'esperto del settore. Per Bisogna. esempio, il discorso della formaldeide, della presenza di formaldeide piuttosto che del tipo del truciolare che viene utilizzato, beh, è una cosa molto importante, però chissà che con quella dicitura, con quella piccola formuletta, in realtà si sta parlando dell'anima del prodotto. Bisogna documentarsi prima dell'acquisto e cercare di capire che cosa si sta acquistando. Anche sull'etichetta di un alimento ci sono tanti ingredienti di cui non si conosce Oh, sì. Però assolutamente, cioè non si sa cosa sia. E a quel punto poi bisogna fare ricerca e anche capire. perché Rosalba, nel linguaggio comune pubblicitario, queste sono Sì. cose che non appaiono mai e poi mai. Si parla dei colori, si parla delle Sì. dimensioni, si parla dei costi. Quindi
ma perché? Non si parla mai di alcuni valori che invece fanno la sono differenza. Importanti, e allora importanti. Noi abbiamo un'immagine, tu ci hai portato un'immagine di quella che è, come possiamo definirla, l'organo deputato a, a stabilire sì, e a dare quindi... È l'ente sì, nazionale l'ente, che ecco. Si occupa della certificazione del legno arredo, quindi si occupa di eseguire quelle analisi che determinano le emissioni di formaldeide e quindi poi in base ad una scala viene definito il valore ed è il CATAS. Quindi quest'ente come funziona poi in realtà? Loro analizzano a campione nelle varie aziende i materiali che vengono utilizzati. Ah, quindi sono loro che vengono nell'azienda? Ma no, solitamente è l'azienda che si rivolge al CATAS perché vuole la certificazione per dimostrare che i loro mobili sono mobili certificati. Certificati e che hanno questo valore di emissione di formaldeide. Quindi diciamo quando il mobile è già preparato oppure è in fase di lavorazione? No, loro analizzano i materiali proprio che vengono utilizzati, ecco. Quindi ecco. Al di là del mobile, proprio i pannelli che vengono utilizzati, truciolare in questo caso, quindi può essere anche l'MDF perché anche all'interno dell'MDF ci sono colle sintetiche che possono emettere formaldeide. E loro analizzano i pannelli utilizzati dall'azienda e determinano quali sono le emissioni e danno una certificazione all'azienda. Ecco. Senti, io vorrei diciamo cercare di chiudere questo argomento sì. Perché poi ho un sacco di altre cose da chiederti, ma penso che lo faremo nelle prossime puntate. Ti faccio una domanda. Mm-hmm. Esistono dei canoni precisi che determinano o influenzano in maniera particolare il costo di un mobile? Allora, il costo del mobile è determinato da una serie di fattori. Noi adesso ne abbiamo visti alcuni, che sono appunto dal punto di vista etico, le certificazioni dell'azienda che determinano che impatto hanno sulla natura, che impatto la loro produzione esatto, ha sulla natura. Da un punto di vista e questo, etico. Anche questo è un costo, perché ovviamente per rispettare determinati criteri l'azienda deve adeguarsi con determinati macchinari. Poi abbiamo visto dal punto di vista di salute, quindi utilizzare dei materiali di qualità che non hanno delle emissioni, che non inquinano, che abbassano l'inquinamento domestico. Poi abbiamo la ferramenta importantissima, anche quella bisogna analizzare, bisogna stare molto attenti perché un mobile tipo il mobile di una cucina dove le ante vengono aperte continuamente tutti i giorni ovviamente hanno bisogno di una ferramenta di qualità perché altrimenti le famose cerniere sì sono fondamentali. Poi abbiamo anche ci sono altri fattori che sono la possibilità di poter personalizzare il mobile, quindi fare il mobile su misura, poterlo disegnare e personalizzarlo in base all'ambiente dove viene collocato. Quindi un'azienda che ti dà possibilità di fare questo. Ci sono aziende invece dove il mobile va comprato così com'è, semplicemente appoggiato in uno spazio. Oppure la possibilità di trovare tante finiture. Un mobile può essere di qualità, però mettere a disposizione soltanto due finiture. Ovviamente rispetto al mobile di qualità che ti dà 10 finiture a disposizione ha dei costi di gestione Quando parli diversi. Di finitura, di che cosa intendi? E i colori. La possibilità di averlo laccato, in vetro, in laminato e tutti i materiali possibili che ci sono a disposizione. Allora un conto è mi piace un mobile, però posso averlo solo o bianco o nero e basta e mi accontento. Diverso invece se ho un mobile che posso averlo in tutte le sfumature di grigio, in tutte le sfumature di rosso e quindi di conseguenza posso personalizzare l'ambiente in base veramente a quelle che sono anche le mie esigenze di gusto. E quindi senti, tu fai parte di un team, lo abbiamo detto, di un team storico nel campo della vendita al pubblico di mobili, Valenti Arredamenti, che saluto ovviamente con grande piacere, miei amici di Bisceglie. Quando si sceglie come formare il proprio catalogo o il proprio magazzino o la propria esposizione, in base a che cosa lo si fa? Cioè ci sono dei criteri ora da parte vostra, no? Dall'altra parte, di risposta a una domanda che può arrivare precisa, nel senso che
essendo molto, come dire, personale il gusto dell'arredamento della casa, io credo che sia un po' difficile individuare dei canoni standard, a prescindere dal bianco e dal nero, voglio dire, no? Sì, sì. Quindi quando si deve osare, perché oggi i materiali che vengono utilizzati, ma ne parleremo nella prossima puntata, sono tantissimi. Sì. Ecco, come viene... Quali sono i punti di vista che vengono presi in considerazione per scegliere presso un'azienda quel mobile piuttosto che quello, quella parete piuttosto che quell'altra, quella sedia piuttosto che quell'altra? Beh, in base alle richieste soprattutto, perché comunque bene o male... Dopo tanti anni. Sì, ci sono delle tendenze, comunque ci sono delle tendenze. Dense. Come per tanti anni è andato per esempio il mobile classico, adesso c'è la tendenza ad andare molto più sul moderno, e già quella è una prima scelta. Mm. E poi in base a quello che piace di più, a quello che viene più richiesto, si cerca di mettere in esposizione. Ma diciamo che oggi, siccome si lavora molto sulla progettazione, poi soprattutto in centri come appunto Valente Arredamenti, i mobili in esposizione servono per lo più per avere degli esempi di materiale. Poi viene personalizzato tutto su progetto, certo. E i software che abbiamo a disposizione ci permettono di vederlo quasi a livello fotografico. Senti, io quello, realizzato. Quello vorrei fare, sì, un viaggio con te in quel, sì, mondo, sì, sì, con, per le nostre amiche. Lei ha progettato lo studio che vedrete da dicembre, il nuovo studio, e io sono molto contenta, non vedo l'ora. Però io sono una di quelle che ha un limite, nel senso che se lo spazio non lo vede, non è capace di dire, io non sono capace di dire questo va bene, questo non va bene, o ho questo difetto. E devo dire la verità, o pregio, non lo no, so ancora. No, infatti non ho, ecco, un difetto. Devo dire che lei mi ha aiutato tantissimo, perché quando poi sono tornata a trovarla, mi ha presentato su un computer il progetto della scenografia, e quindi io ho avuto l'impressione di essere in quel disegno, no? Mm-hmm. Tridimensionale, ho avuto proprio la sensazione di vederla la scenografia, di esserci dentro, e questo è un grandissimo passo avanti che la tecnologia, sì, ha fatto in questo settore, no? Sì, ci facilita tantissimo, ci aiuta a limitare tantissimo gli errori, perché gli errori possono sempre esserci, però la possibilità di poterlo vedere realizzato, di poter analizzare il disegno nei minimi particolari, ci aiuta molto. Senti, aiuta la prossima molto. Volta ce la organizziamo così, una puntata, attaccati al computer, tanto la nostra regia può fare anche questo miracolo, e vedere proprio come nasce, cioè io mi improvviserò una compratrice, va e bene. Tu mi farai vedere come nell'immediato io posso avere la possibilità, e questo naturalmente, care amiche, per voi che siete a casa è molto importante, perché se poi dovete voi comprare un mobile, dovete scegliere, dovete girare, ci sono dei particolari che dovete conoscere, perché questo vi mette al sicuro da non commettere errori, o comunque di comprare qualcosa che proprio a pieno, no? Soddisfi, sì. Esatto, non, sì, soltanto i gusti a livello estetico, ma la salute, il problema dell'etica, sì, per chi crede, esatto, sì, sì, ergonomica, eccetera. Prima di chiudere, io vorrei fare un piccolo saltino, un piccolo tocco su un altro argomento. I materiali che vengono utilizzati oggi sono tantissimi. Sì. Io da te, e noi lo avremo qui in studio, sarà una cucina, un angolo cottura davvero speciale, ma davvero davvero speciale. I materiali che vengono utilizzati cominciano ad allontanarsi proprio dal discorso del legno, solo legno, esclusivamente legno. Certo. Lo hai detto tu, sì, prima, sì, sì. Acciaio, vetro, tantissimo, sì, vetro. Poi vi farò vedere un esperimento che quando l'ho fatto, quando io l'ho vista, no? Quest'angolo cottura mi è salito il cuore in gola. E invece poi lei mi ha spiegato un po' di cose. E hai portato, regia, prego, vogliamo mettere quell'immagine di quella base di cucina dove c'è tutto vetro, ma davvero si vendono, ecco qua, guardate qua, sì, ma davvero si va alla ricerca continua di nuovi materiali? Certo, perché ci sono aziende che appunto vogliono offrire un prodotto che non abbia innanzitutto emissioni di formaldeide,
e quindi l'assenza totale di colle, ma poi soprattutto che sia un prodotto eterno. Quello è un mobile, per esempio, destinato ad una cucina. Quindi in cucina, dove l'ambiente è molto umido, avere un elemento come il vetro, e parliamo di vetri temperati, quindi comunque vetri estremamente resistenti, significa avere un mobile con materiali che non hanno problemi di scollamento, rigonfiamento, in un ambiente come la cucina dove c'è tantissima acqua. Che tra l'altro io credo che igienicamente sia anche migliore. Ah sì, sì, da quel punto di vista sì. Perché il legno penso che tendendo, anche se vengono trattati eccetera, però... tendenzialmente. Però ci sono sì, tanti altri materiali come può essere anche il laminato. Il laminato di buona qualità è un elemento eccezionale dal punto di vista igienico in cucina, però soggetto sempre... Un poco fastidioso a pulire, Rosalba. No, il laminato no, 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 il legno è molto di più del laminato. Ma sì, io sì, tra sì, acciaio sì. E laminati, quando sento l'acciaio mi si rizzano i capelli. L'acciaio perché sì, è poco pratico. Olio di goma, certo, di gomito a motore. Assolutamente no. Guardate poi, che bella che è, poi Madonna, quando arriverà la mia. Quando vedrete la mia nuova scenografia curata da Rosalba e offerta da Valenti Arredamenti, rimarrete a bocca aperta. Va bene cara, noi ci dobbiamo salutare qui per questa mattina, vi farò fare questo viaggetto così che anche se non dovete comprarlo, però avete figli, avete amici, avete parenti, qualche suggerimento sarete in grado di darlo e farete la figura delle esperte, perché alla fine poi è solo per quello che abbiamo aperto questa parentesi dedicata ai mobili. Ti ringrazio molto. Grazie a voi. L'appuntamento davvero. Con lei è per giovedì prossimo, mentre con voi è domani mattina, come sempre, su Amica 9. E dove se no, buona giornata. Ci vediamo domani. Ciao. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori.